Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale Mr. Sims for Life e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti nella parte... Oddio, già mi sono dimenticato, suppongo sia la parte 5. Penso sia la parte 5 o parte 4, vabbè, chi se ne frega. Comunque, la Sims si è svegliata abbastanza presto, sono le 5:21, quindi mi sa che nello scorso gameplay non aveva molto sonno. Vabbè. Niente, incominciamo col video. Cosa volevo fare? Ecco, io mi dimentico sempre di fare tutto. Boh, ok. Sono le 5:53, cosa vogliamo fare? Allora, andiamo al bagno. Ho passato di una da... avevo messo su massima lì... oddio. Ah, lo smussamento dei contorni l'avevo messo su massimo, dato che vedevo che andava un po' lentino, ho messo su medio e adesso mi va proprio senza problemi. Cioè proprio alla grande. Ma lo specchio a che serve? Ah, no. Un bel aspetto rende i Simafil. Ma chi se ne frega. Bello il fatto che passa gente fuori casa mia. E questo tizio che è venuto, Simone De Angelo. Butta via. Vabbè, magari uno dopo. E recente il tuo non è stato consegnato, stranamente ancora non è arrivata a posto. Cosa molto ambigua. Ah, volevo vedere un po' questa galleria in cosa consisteva, no? Ecco, la galleria ti dà il benvenuto, la galleria ti dà il benvenuto, no? Sì. Ci sono 66.000, ecco, non ho letto più. Sì, già la sappiamo usare. Quante case belline. Già vedo che già ci sono alcuni custom content, o sbaglio. Con ciò che significa. Ah, ok. Guardi i dettagli. Molto figa. Sì. Ci sono già dei custom content. Non ci sono quelli là. Ah no, eccoli qui tutti i miei sim. Cioè, beh, io pubblico questi sim orribilanti. No, qual è quello che facciamo insieme? Non mi ricordo neanche. Ma vabbè. E seguo anche, ho anche una che seguo. Vabbè, lasciamo perdere. Comandi della visuale. Ah, ecco. Opzione. Ecco, così. Meno. Più. Ricordi e immagini. Vedi le immagini. Una sola. Interessante. Poi, bacheca delle notifiche. Allora, lo sapevamo. Madonna, io tengo tutte queste cose. Ti incontrerò lì. Vabbè, cancelliamo tutto, sì. Tu che stai facendo? Ah, salire di livello di cucina, ma a che livello stai? No, scusami. Cucina manca poco, allora fai una bella colazione. Cucina
Gina livello 1. Fecolazione, madonna. Ma c'è un supermercato là, non so. Ah, ordina. Questa libra, questa sì. Oh sì, come si fa? Carriera. Internet. No, oddio, come si fa anch'io? No, allora scusami. Ah, ok. Intanto stiamo realizzando il suo desiderio. Ecco, un po' stortino, non è che così ti... Già sta bruciando. Ma si va proprio alla grande. Ok. Cosa vuole fare? Pianta qualcosa? Infatti. Vedi, la mia sim mi capisce. Ordina. Cosa ordiniamo? Acquista dei semi. Ammazza quanto costa. Prendiamone uno. E prendiamo anche uno di frutti base. Ma sì. Grazie per l'ordine, pacchetti base di giardinaggio che ti ci ha acquistato e si possono trovare nel suo inventario. Ah, subito li troviamo. Questo qui che facciamo? Lo vendiamo, che ce ne facciamo? Ah, ecco. Aspettiamo che finisce di mangiare e poi apriamo un pacchetto di semi. Oddio, mi sono troppo emozionato per questo esempio. Sì, io mi sono fiondato nel negozio. Guarda, va bene. Mi scoccio, facciamo così. Ah no, la mia sim è brava. Ecco, dopo apri un pacchetto di semi. Ma li lava proprio... Cioè sono ancora le 7:50 del mattino. Ecco, e apri pure questo, ma che ti trovi. Benissimo. Molto bene, molto molto bene. Allora, trascina l'oggetto nello scenario per seguire l'interazione. Aspetta. Allora, no. Io voglio. Lo voglio sul lato, l'albero. Pianta, pianta, dove stai? Ecco, finalmente si è cambiata. Si inginocchia. Questi tavoli di giardinaggio. Enough, cioè, che ne so. Ah. Un'altra sim fischietta, questo cos'è? Spinaci. Pianta di fungo. Il fatto di piantare le cose e farle crescere è uscito con la prima volta, è uscito in The Sims 2 con Seasons. In The Sims 3, se non so, io pure pure a loro uscì con stagioni, non mi sbaglio, c'era già dall'inizio, non lo sapevo, non lo so. Innaffia
così scuriscono. Ah, non è un maniaco del pulito. Quindi non asciuga. Ah, poi tanto si secca, giustamente. Oddio, già sta crescendo. Ok, sono le 10. Anzi no. Vorrei andare a vedere un po' questa Oasis Spring, no? Perché abbiamo passato tutto il tempo a Willow Creek. Freaking freak. Tararadic. Magari andiamo al parco, non lo so. Vediamo. Oasis Spring. Oddio. Lounge bar, museo. Palestra, bar. Il parco, no, andiamo al bar. Bello questo fatto che si può viaggiare tra le città, magari quando usciranno altre espansioni per Sims 4. Uno può vedere più parti, non è che è limitato a stare solo là dentro. Serpente Snipe. Ah, finalmente ho trovato quello che cercavo. Ah, perché sto parlando così, ma chi se ne frega. Lavora come... anzi no, prima di lavorare come barista ordino una bella. Magari qualcosa di economico. Right. Vabbè, dai. Una volta ogni tanto si possono... Dove stai andando? Vai avanti e indietro, voglio. Brada! Yalig! Wixen Quarp! Riccardo Fontana, questo mi sa che è il fratello. Cioè, quando facciamo ciò non significa che se la mia sono sposato con lui devi andare a sposare e fare una vita con lui per forza. Ma anche occhi di sessing. Quindi i locali sono poi super pieni di tutta la gente affollata sul bar. Proprio. Ma sì. Fai un complimento per l'abito. Rallegra. E impariamolo pure a conoscere. Beh, dai. A me sembra pesca. Ma chi ti ha detto di parlare pure con Paolo? Buma, Samso Mog, Bonji. Steve Charso Denoy. Floopy. Flagisi. Oh, and Fora. Flirta pure con lui. Flars. Suosuo. Oh, Wixon. Freaky yibs, freaky yibs. Oh, babe. Huh? Oh. Harfin. Freeza. Chima. Larkin. Cioè, tu non capisci. What's up? Yibs, yibs. Yibs, yibs. Zagu. Yalig. Unga? Oh, Lampina. Yanabi. Yes, Oh,
andata. Non te ne andare. Chiede la sua giornata. E chiede di passare il tempo assieme. Grongi? Dizzy Bob. Ah, quindi vedi. Buna? Tutte persone stanno parlando, mi sto confondendo. Say hello. Zobe, Norvazoi, Broken Dens, Bazaar, Shroof Clave, Larkum. Bonsa Chow, Trigger. Ah, Suta. Branka Vint, Fina Ifl Im. Barangi Ibdo? Ah, Baldroga. Batanavi Scansis, Domi Bayen. Whip. Weevil Bebso, Watsu Gorg, Zarb's Canoe, Merz Defusha. Flish? Hando. Oh, Mobsy. Sentite il dolore di scandalizzare perché la mia sedia. Doba. Ma vabbè. Kangane Ansa. Un appuntamento. Nabakuzit? Renoble. Ah, Quink. Oh, Quink, certo. Ecco dove vogliamo andare. Oddio. Case sono, tutte case. Andiamo in un lounge bar. Il bagliore solare e questo è il range bar. Mi sta a pigliare per culo? Ah, ok. Mi sta un attimo a scandalizzare. Fighino la scritta. Freaky. What is? Oh my gosh. No. E dove sta? Papella, che c'è qui da fare? Non tanto, io poi canto, ma... Perché non è disponibile? Non sparti. Allora torniamo se no a Wilbur Creek e andiamocene. Velluto blu, locale notturno. Andiamocene a casa. Invita dentro. Flish? Hando. Oh, Mobsy. Eager to be. Perché non stiamo a casa, quindi non è a casa nostra questa. Non sto a capire niente. Ok. Altre scelte, romantico.
pimenta di per l'aspetto. Devo dire la verità, mi sono ricreduto su Oasis Spring, è molto più grande rispetto a quello Creek. Yalig, Varobi, Muma? Ponka, Yips, Yips! Yips, Yips! Sussurra seducentemente. Ma è single. Ok. Abbiamo perso un po' di inciucio con lui. Mi frega. Posa sexy. Ooh. Narfa? Javoy. Oh, Adisa. Dove sta andando? Ecco, vediamo se è meno con lui. Ecco, immortaliamo il momento. Oh, mira, Nana. Kill still with me. Mwah. Bonsa chow. Okay, Exinta. For save. Ah, il fidanzato. No. Non andiamo subito alle nozze, magari in un altro let's play. Mashka. Oh, sono appassionato. Yumba. Yib. Chiedi di andare via, dai. Sono stati troppo tempo insieme. Please knock. Tony. Sarps. Ah, sì, giusto, si adottano i bambini, vabbè. Dovevamo vedere, aspetta un secondo, le piantine. Quando diventa secco c'è nel crogiolo al colore. Interessante. Madonna mia, abbiamo troppi pochi soldi, però vorrei comprare qualcosa ma non so cosa. Cioè, avete capito com'è? Barda tecchi fiammeggianti, ma cos'è questo? No, che... What is this? What is this? Oh! Mobile! Oh no, che carini! Vabbè, lasciamo perdere. Che c'è qualcosa di nuovo? Ah, vabbè. Il famoso Barda Tiki. Ma vabbè,
Mi sono stupita che non ci sono i telefoni, quelli là, cioè normali da tavolo. Allora. Altre scelte. Socializza. Chatta con. Ma sì. Tuo boyfriend, come piace di mia sim che sta uccidendo persone in The Sims 1. Te notare, no, che il tasto di Windows è stato sostituito con questo bellissimo pulsante molto carino. Un sim messenger, come lo possiamo chiamare? Messenger sim? I don't know. Da lontano il computer secolare. Ma sai che ti dico? Non potremo stare in casa. Dun dun dun. Andiamo sempre dove si spring. Andiamo nel famoso lounge bar. Qualche volta può essere un po' snervante il caricamento, però cioè, vi immaginate però quando avremo delle espansioni, no? E quindi poi dovrò caricare l'espansione. Oddio, no, la canzone di Sims 2. Oh my gosh. Io adoro questa canzone. Ah sì, lavoro come barista. Chiedere un appuntamento, preparare una porzione multipla, no. Mi dispiace. Ma adesso nessuno vuole niente. Che faccio? Girami il pollice? No. Darko! Monica? What are you doing? Ecco, ci vediamo la nostra sim nell'abilità di preparare le bevande. Che beh, ma dove adoro, ho incominciato ad adorare questo multitasking. Un attimo, che mi dà l'impressione che non mi state assenti. Dolce e speziato. Devi andare al bagno. Beve a casa. Addio canzoncina super figa di The Sims 2. Ed ecco la mia sim che scompare ed appare il caricamento. Oh no, ha attraversato la strada, c'erano anche i semafori, ma porca miseria, che figata! Ma che figata, signori, ma che figata!
So, bene. Chiamo un baby. Plumber, lei mi sembra che si sente molto eccitata. Devi andare al bagno. E andiamo. Ma che mi fai fare? Ma che mi fai fare? Mi fai osservare? Che cosa? Oh miseriaccia! Se sta pisci addosso. Ok, ok. Fighissima la camminata quando si fanno pipì sotto. Fame, ok. Deve fare 5 pasti eccellenti, ne ho fatti solo 2. Cena. Tacos di pesce, ma sì. Perché me ne... Negozio di premi. E come si fanno? Che sono queste cose? Ah, punti di ispirazione. Ah, sono i famosi punti ispirazione. Ok, vediamo. Ci sta. Partiamo. No, perché siamo arrivati fino all'ultimo. Ci sta. Divertimento immediato. Igiene immediata. Pozione concentrante. Pozione energetica. Fiduciosa, filtrante, ispirante. Felicità del sonno. Benvenuto perenne. Magia ginnica. Pulitrice veloce. Stato umorale, immediata grande, immediata magra. Animale notturno, lettrice veloce, mentore sin mattiniero, pozione della giovinezza, senso commerciale, servizi gratuiti, frugali, imprenditoriale, indipendente, senza vergogna, sguardo acuto, vescica d'acciaio, visione creativa, allettante, abile a baciare, antisettica, fertile, senza preoccupazioni, instancabile, poco famelica, pollice verdissimo, sapiente, scansa fatiche, professionista. Bene, cosa gli avevamo detto di preparare? I tacos di pesce. Invece questi sono, seleziona una nuova aspirazione. Ah, ma si può cambiare? Io non lo sapevo. Forza, dai. Okay. Ebbene sì ragazzi, questa parte 4-5 del Let's Play The Sims 4 è finita. Oh, spero che questi video, il mio canale e cose del genere vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Bye.